profeta Ezechiele, con un'immagine eloquente, descrive Dio come pastore che raduna le sue pecore disperse. Esse si erano separate le une dalle altre nei giorni nuvolosi e di caligine. Il Signore sembra così rivolgerci stasera tramite il profeta un duplice messaggio. In primo luogo, un messaggio di unità. Dio, in quanto pastore, vuole l'unità nel suo popolo e desidera che soprattutto i pastori si spendano per questo. In secondo luogo, ci viene detto il motivo delle divisioni del gregge. Nei giorni di nuvole e di caligine abbiamo perso di vista il fratello che stava accanto. Siamo diventati incapaci di riconoscerci e di rallegrarci dei nostri rispettivi doni e della grazia ricevuta. Questo è accaduto perché si sono addensate attorno a noi la caligine dell'incomprensione e del sospetto e sopra di noi le nuvole oscure dei dissensi e delle controversie, formatesi spesso per ragioni storiche e culturali e non solo per motivi teologici. Vorrei riferirmi al nostro cammino comune alla sequela di Cristo, buon pastore, prendendo spunto dal bastone pastorale di San Gregorio Magno, che potrebbe ben simboleggiare il grande significato ecumenico di questo nostro incontro. Papa Gregorio, da questo luogo sorgivo di missione, scelse e inviò Sant'Agostino di Canterbury e i suoi monaci alle genti anglosassoni, inaugurando una grande pagina di evangelizzazione che è nostra storia comune e ci lega inscindibilmente. Perciò è giusto che questo pastorale sia un simbolo condiviso del nostro cammino di unità ed emissione. Al centro della parte ricurva del pastorale è rappresentato l'agnello risorto. In tal modo, mentre ci ricorda la volontà del Signore di radunare il gregge e di andare in cerca della pecora smarrita, il pastorale sembra indicarci anche il contenuto centrale dell'annuncio: l'amore di Dio in Gesù crocifisso e risorto, agnello immolato e vivente. È l'amore che ha penetrato l'oscurità della tomba sigillata e ha spalancato le porte alla luce della vita eterna. L'amore dell'agnello vittorioso sul peccato e sulla morte è vero messaggio innovativo da portare insieme alle smarriti di oggi e a quanti ancora non hanno la gioia di conoscere il volto compassionevole e l'abbraccio misericordioso del buon pastore. Il nostro ministero consiste nell'illuminare le tenebre con questa luce gentile, con la forza inerme dell'amore che vince il peccato e supera la morte. Abbiamo la gioia di riconoscere e celebrare insieme il cuore della fede. Ricentriamoci in esso, senza farci distrarre da quando, invogliandoci a seguire lo spirito del mondo, vorrebbe distoglierci dalla freschezza originaria del Vangelo. Da lì scaturisce la nostra responsabilità comune, l'unica missione di servire il Signore e l'umanità.